Buon Natale, piccoli angeli! C'è sta tutto sto giro! Perché benvenuti nello speciale delle feste! Riassunto accuratissimo su Gesù Cristo! No! Scomunicato, addio. Trono Cesiro, come te pare. Ma cosa c'entra Gesù col muori? Porco Giuda. Ci sta tutto sto giro parte 2. Giuda Iscariota. Ircarota. Non te voglio spoilerare comunque. Ci vediamo fra 33 anni. Come al solito, premessina per dirvi come nasce sto speciale. Come al solito, non sapevo che fate speciale di Natale e mi hanno detto: ma perché non fai allora un riassunto accuratissimo su Gesù Cristo? Ci sta per Natale! E quindi, tada! Le fonti che ho consultato per questo riassunto sono... Iddio! Basta! Ma non lo sto nominando invano. È una recensione. Era per dire che i fonti sono la Bibbia, la sua parola. Più precisamente i Vangeli, secondo Matteo e secondo Luca. I point of view vede un certo livello. Quelli che parlano della natività. E non è che dicano tantissimo, Anche se ci sarebbero anche il proto-Vangelo di Giacomo e il Vangelo dello pseudo-Matteo, detto Matteo Freebooter, apocrifi. Che raccontano altre cosette. Ma vabbè, mo ti dico tutte cose. Ultimissima premessissima. Non è mia intenzione essere offensivo, per favore. Voglio fare questo esperimento. Ogni tanto sperimento. Ho fatto riassunti normali. Ho fatto riassunti dai fumetti con le tavole. Ho fatto i musical. Ho fatto la storia. E mo, la religione. Approcciandomi come uno che si avvicina alla Bibbia e alla nascita di Gesù, visto che è periodo, è Natale, con occhi curiosi e non pregiudizievoli. Farò le battutine, i memini, ma in allegria, a modo mio, lo sapete come faccio. Mica manco di rispetto alla signora, tra le signore ci mancherebbe altro. Non sono Massimo Volpi. È per divulgare questa storia il più accuratamente possibile. Divertendoci. Please, non mi venite sotto casa con l'elmo crociato a scrociarmi il crociato. Come si dice? Scherza con i santi, ma lascia stare tutti quanti. Come supporto video, mi sono visto questo film, De Mezz'ora, della De Agostini, educativo. Sì, effettivamente dicono tutto quello che c'è scritto nei Vangeli. Ma c'è sta tutta una sottotrama dove tre pischelli trovano la porta del tempo e sa vivono in prima persona. Scrivete i Vangeli pure voi. Ma pure qua i viaggi nel tempo anticipano Avenger. È sempre tutto un viaggio nel tempo. Comunque li taglio tutti questi, perché via con la Vergine Maria. No, già sto esagerando. Vabbè, inizia nell'anno zero. No, uno avanti Cristo e qualcosa, qualche mese prima della nascita. Nemmeno. Le fonti storiche dicono che in realtà Gesù sia nato intorno al 7 avanti lui, perché è nato nel tempo di Erode. Ed Erode muore il 4 avanti, sempre lui. E chi è Erode? Aspetta un attimo. Quindi 4 anni prima dello 0. Non può essere nato 3-4 anni dopo. Oppure se li portava bene da neonato 7 anni. Ma quindi ti sto dicendo che ora siamo nel 2028? Sì. La nostra storia inizia a Nazareth, che sta qui coi romani. E taglie, forza, forza Augusto. Sono qui per annunciare che bisogna pagare le tasse. Ma no, e basta, cambiano le ere, ma i problemi sono sempre quelli. Voglio la rat tax al 15%. Dovete pagare l'anticipo per il nuovo anno, ma l'abbiamo già fatto, millennio. Dovete far gioco dell'uva, cioè ognuno a casa sua. Sta battuta l'ho messa per tu nonna. Se mai dovesse vedere sto video, anche se io non lo so se te lo consiglio, così ride anche lei. Perché la mia da piccino me lo diceva sempre, quando voleva che ce levassimo dal cazzo. Non l'ho messa per Dioniso, che non voglio aprire sta parentesi. Gesù ha la stessa storia di Dioniso. Andatevela a vedere voi. Sofferenza e resurrezione. L'uva, il vino, la vite. Ma lui è la vera vite. Citte. Sto divagando. Anche perché è pieno così di gente con la storia simile a Gesù. Horus, per dire. Ma vabbè, scattare. Ah, oh, la Royal Family. Ma seria, i Giuseppez. No, esagerà. Anche se io esagero. Lo sai a che età Maria è andata in sposa a Giuseppe? Di che no. Anche qui le fonti è tutto un casino. 13, 14 anni, forse pure 12.
Anche Giuseppe dicono fosse giovane, massimo 18 anni. Anche se altri dicono fosse avanti negli anni, come il protoangelo di Giacomo, che fosse un uomo maturo. Ma dov'è? È questo? Giuseppe? Il patrigno del soprariorissimo? Sì! Mannaggia, l'hanno fatto uomo maturo. Che va ad avvertire Maria. Anche lei ovviamente non rappresentata tredicenne. Signora ossequissimi, Giuseppe la avverte del viaggio inaspettato che dovranno fare. A Betlemme devono tornare per il censimento. In teoria il censimento di Quirinio, ma quello è avvenuto nel 6 dopo Cristo. Gli studiosi si stanno ancora a mettere d'accordo, ma a noi interessa Betlemme. Perché Betlemme? Perché Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares, Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boz da Rakab, Boz generò Obed da Rut, Obed generò Lesse e Lesse generò Pdor figlio di Khmer. Non osare infedele! Generò il re Davide! E il re Davide è mio avo, modestamente. Vuoi flexare con me? Serio? O sai chi c'è qua dentro, sì? Ma re Davide chi? Il secondo re di Israele! Proprio quello che diede la sassata a Golia! È un episodio biblico, hai capito? A Firenze c'è star trisavolo di Gesù! Acquisito. Quindi andiamo a Betlemme. Ma la signora non può viaggiare in queste condizioni, mi scusi. Qualsiasi cerusico glielo direbbe. Perché Maria qua è già incinta di colui che porterà la salvezza. Questo mi fa capire che già c'è stata l'annunciazione, che è avvenuta a Nazareth. Ma Gesù nasce a Betlemme, poi però torna a Nazareth. Per questo lo chiamano Gesù de Nazareth e non de Betlemme. L'annunciazione descritta nel Vangelo secondo Luca. Chi è che porta il messaggio tra tutti i messaggi? L'arcangelo Gabriele! Oh, tutta gente seria. E disse: rallegrati, il Signore è con te! Maria è turbata da queste parole. Ma come turbata? Dovrebbe essere contenta! Complimenti, ha vinto la prole divina! Concepirai un figlio e lo chiamerai Gesù. Il Signore Dio gli darà il trono di spade Davide! T'allarga! Scusa! E regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine! Potrebbe anche andarmi bene. Ma chi lo spiega a mio marito? E no, lo vedi? Non li puoi fare sti riassunti, diventi offensivo. Non farmi queste battute pecorecce. Ma ci stanno i pastorelli. No, no, che battute? Giuseppe voleva ripudiare veramente Maria. Perché va bene tutto. Va bene la religione, va bene gli angeli, va bene la potenza dell'Altissimo. Ma lui pensava che l'avesse tradito, che si sia contaminata la Vergine, affidata a lui dal Tempio, poi tutta una serie di cose. Anche se c'è da dire, voleva ripudiarla in segreto per non creare bordelli, se no la lapidavano. Ma indovinate che succede? Un altro angelo messaggero appare stavolta Giuseppe. Sempre Gabriele in teoria, anche se nei Vangeli non si specifica mai il nome. Comunque gli angeli questo sono: i piccioni viaggiatori del Signore. Blasfemo! Scusa, e perite, scusa. L'angelo gli apparve in sogno e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, nato da... Fermate qua per cortesia, non dilli tutti. Non temere di prendere con te Maria. De Filippi? Ma fai finita! Scus. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. No, scusi, mo chi è lo Spirito Santo? Mi si era detto fosse stato il Real Dial del cielo e della terra. È sempre lui più o meno con un altro nome. L'Inps lo sa? Porta rispetto! Comunque, ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Emanuele! Come Emanuele? Allora, l'angelo dice Gesù, ma subito dopo, nel Vangelo secondo Matteo, c'è scritto che questo è il compimento di una profezia! Ma questa è proprio la madre di tutte le profezie! La profezia retra tutte!
tutte le profezie. Sempre, sempre le profezie di mezzo. Una profezia di Isaia. E se la fa uno il cui nome fa rima con profezia, allora bisogna piarlo sul serio, eh. Emanuele, che significa Dio è con noi. E infatti, eccolo che arriva. Questo ovviamente per i cristiani. Per le altre religioni, meh, più l'Emmanuele. E l'Emmanuele non è il Messia, eh. Coincide però per i cristiani. Eppure qua tutte le altre religioni, Gesù il Messia, meh, sia. Ma torniamo a Giuseppe. Maria non ti ha tradito. Far bravo. Va bene. E così partirono alla volta di Betlemme, cittadina a 7 chilometri da Gerusalemme. Ma quanto dista da Nazareth? Quanti chilometri hanno percorso Giuseppe e Maria in questo periglioso viaggio famosissimo? Eh? 150. 150 chilometri distano. Vabbè, pensavo di più. Sì, ma a piedi, massimo un asino, piada diesel. Quanti cavalli c'ha? Nessuno. È un asino. E con una donna al 9 mese di gravidanza, sta pure su un montarozzo Betlemme a 700-800 metri dal livello del mare. Lascia fare. Ma non sono gli unici che si stanno dirigendo verso Gerusalemme. Ci stanno andando pure tre coprotagonisti. Ci stanno andando pure tre coprotagonisti. Oh, ci stanno andando pure tre coprotagonisti. Tre coprotagonisti. Tre coprotagonisti. Ci stanno andando pure tre coprotagonisti importantissimi. I re magi. Magi, che si potrebbe intendere come saggi, filosofi, sapienti. Tre saggi astrologi, che infatti sono stati richiamati dall'eclissi, no! Dallo stellone! Sta a capì, le az de Gesù sono gli astri! I cartelloni stradali super lux erano solo saggi, in teoria. Poi in seguito gli hanno appioppato tutte cose, compresa la regalità. Perché poi era brutto che solo i pastorelli hanno visto Gesù, no, pure qualcuno di serio. E i nomi nei Vangeli non li nominano mai. Non si sa manco il numero preciso. Comunque sono, per l'immaginario ormai occidentale, Melchiorre. Che nome importante. Baldassarre. Azz, che nome ricercato. E... Franco. No, quasi. Gaspare. Ma come Gaspare? Era quasi meglio Franco. Melchiorre, Baldassarre e Gaspare. E Zuzzurro? Gaspare, ma che è il mago siculo? Gli sto portando un regalo che non può rifiutare. E tutti insieme sono in cammino in cerca del re dei giudei. Il re sopra tutti i fanti cavalli e re, per rendergli grazie. Si dice anche rappresentino simbolicamente le tre fasi dell'uomo o i continenti. Asia, Europa e Africa. Per questo un maggio è di colore. Almeno quelli che sapevano loro. Americhe, Oceani, Antartide. Sono infedeli. Non pervenute. Ma sai che ficata? Il maggio canguro. Il maggio eschimese. Il maggio muriga. Che gli dona il mitra. No, la mitra. Ma insomma, tre pezzi grossi che stanno a cercare il salvatore. Anche se col senno de poi, forse era meglio se rimanevano a casa. Perché giunti a Gerusalemme, pacatamente, tranquillamente, informano tutti che è nato il re di tutti i re, che è meglio di te! Colpo di stato! Qualcuno l'ha visto? Tu l'hai visto? Come il re di tutti i re? Ma meglio di Erode! E chi è Erode? Erode il Grande, re della Palestina e della Giudea, sotto il protettorato romano, sempre. È meglio di lui? Sì! No! Attenzione, un super conservatore. Come no? Ma le profezie! E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo, che sarà il pastore del mio popolo Israele. Che mi dici, mo? Le profezie esistono per dare speranza al popolino, perché uno ci crede, si avvereranno, certo, certo, fidete. Ma non oggi! Oggi va tutto come al solito! Dai, e poi quello metterà strane idee in testa al proletariato. Gli ultimi saranno i primi, dirà, ma che cosa? Bisogna rispettare la fila! Non se famo riconoscere! Statevi zitti, please! No! E quindi Erode? Gli Erode! A morte! Dai, era una battutina! Preoccupato, manda a chiamare i re magi, che continuano a mandar bevuto il signore! Gli dicono tutto! Candidamente, per carità, si fidano, ma è pure un po' colpa loro se succederanno gli eventi molto brutti che mo te dico. Meno male che so saggi! Pensa l'avessero chiamati tre coglio... No, scusate troppo, scusa. I re snicci. È pure vero che Erode l'inganna, dicendogli che vuole sapere dov'è il salvatore a Betlemme. Precisamente lo vuole sapere dov'è. Il re di tutti i re, meglio di me.
ma così potrò andare ad ammazzarlo. Come? Adorarlo! Laudato si, popo! Guarda, sono contento che prendi l'abdicazione così bene. Altri avrebbero rosicato. Ma io sono Erode il Grande, mica Erode il così così. E i re magi ripartono, diventando spie inconsapevoli, alla ricerca di Gesù per conto di Erode. Se non fosse che... non ci crederai mai, ma... verranno avvertiti in sogno. Sta sceneggiatura è un po' pira però, Sto pretesto del dramma degli angeli dei sogni. Ma non mi metto a discutere con l'altissimo. Verranno avvertiti di non tornare da Erode, che è uno zuzzurellone. Quindi andranno a casa prendendo un'altra strada. E Erode chiederà: i magi sono tornati? Sì sì, sono tornati corcoso. Quel cazzo. Erode, Erodissima! E tutto questo diede inizio alla strage degli innocenti, cioè il genocidio dei bambini da 2 anni in giù nel suo territorio. Complimenti, re magi! Perché nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive! Sì, comunque la strage dei neonati la fanno sempre, anche ai tempi di Mosè, 1500 anni prima. I re, i faraoni hanno un manuale delle emergenze spodestamenti che dicono tutti la stessa cosa. Come sappiamo, Gesù riuscì a sfuggire alla strage. Perché, stento a crederci, poteva succedere tutto, e invece un angelo apparve a Giuseppe. Periodo più indaffarato dalla storia degli angeli dopo il casino con Lucifero. Mi state forzando la trama tantissimo però, Arriva l'angelo a Diglie de Dasse, subito in Egitto. E lì rimasero, fino alla morte di Erode. Così si compie un'altra profezia. Non quella di nessuno dei due può vivere se altro sopravvive, anche se in effetti è morto Erode, ma... quella che diceva: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. In tutto questo, Giuseppe e Maria arrivano a Betlemme. È qui che nascerà il salvatore più salvatore, che salva la gente senza i salvagente. In questa città. Sì, no, è stagione altissima. Sono tornati tutti per il censimento. Ma come, non c'è posto per la first lady del signore? Non lo dica al padre del bambino, please. Ma sto qua. Non lei, per cortesia. Senta, siccome vorrei accedere al regno dei cieli, anche se sono benestante, potrei offrirvi una confortevolissima stalla 5 stelle, comete, con pratica mangiatoia, culla per il nascituro. Ok, ok. Ma come, non nasce dentro una grotta? Ma il presepe allora è tutto un fake? Quello lo dice sempre il proto vangelo di Giacomo. In realtà è una stalla, ed è per questo che Maria partorì lì. E insieme a lei e a Giuseppe ci stavano l'asinello che ci aveva portati, il bue, che non viene citato mai nel vangelo, infilata a forza per vendere statuine, anche se sarebbe nel Vangelo apocrifo di Matteo Freebooter, quindi vabbè. E tra l'altro era una stalla, quindi ci sarà pure un bue. I sorci, bene, bene. Tu sarai dannato per l'eternità. Insomma, tutta una fauna, tutta una fattoria. Ia ia oh, come ha detto Isaia. Ia ia oh, sta per partorire Maria. Ia ia oh, così si compia profezia. Ia ia oh, c'è sta il bue, l'asinello, c'è sta pure il pastorello. No dai, non è blasfemia. Ia ia oh. I pastorelli con le pecore. Questi citati pure nel Vangelo secondo Luca, che stavano a dormire all'aperto per controllare il gregge. E tu non crederai mai che gli si presenta sti pastorelli. C'è tre opzioni: gli angeli, i cherubini o le persone pennute. Vabbè, era facile beccare un pastorello, perché il basso Israele è tutto un pastorello a perdita d'occhio. E gli disse: questo da fuoco, andate a vedere la nascita del salvagente di tutti i re! Dai che ci serve un po' di pubblico! E insieme a st'angelo, citte, apparve una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio! Gloria a Dio nel più alto dei cieli! Va bene, ci andiamo, ci andiamo! Torniamo dai re magi, che finalmente ci rivelano i regali premaman portati al nascituro. Melchiorre, il più anziano, anche se qua non pare, gli porta l'oro. Damn, it feels good to be a gangster. Così sa, compra Betlemme, vedi se c'è più posto. Gaspare gli regala un incenso pregiatissimo a simboleggiare la sua natura divina, perché è una stalla col bue e l'asino, che fanno calore col fiato, sì, ma espletano anche le loro funzioni, si copre un po' l'odore, diciamo. Baldassarre invece porterà a lui la mirra. E che? Un incenso pregiatissimo, perché nella stalla col bue e l'asino, che fanno colore col fiato, sì, ma... aspetta, ma lo stesso regalo mio!
Ma pure te sei un freebooter. La mirra è usata pure per l'olio santo. È morto meglio di quello tuo. Ma chi se ne frega, regà? Io gli porto le casse d'oro e voi vi presentate con le frattine. Ma siete dei poveracci. Guarda che sto periodo vale una cifra. Torna lo stellone a sedare gli animi. E alcuni dicono potrebbe essere la cometa di Halley. Sarebbe figo. Ma quella passò nel 12 avanti Cristo. Un po' prima. Però visto che tenevano un po' amalgamale date, gli eventi, come abbiamo visto, il censimento, non si capisce bene. Quindi potrebbe essere. Comunque la stella li conduce e ci conduce alla luce. Gesù che è nato! È nato Gesù, Gesù! Addio avanti Cristo, benvenuto dopo Cristo! Con tutto il pubblico riunito, sia i ricchi che i poveri! E Gesù Cristo sta qua! L'inizio del Re Leone. Il 25 dicembre. No, non c'è scritto il giorno da nessuna parte nei Vangeli. Il Natale ha sostituito i Saturnali. Una festa dove persino gli ultimi, gli schiavi, venivano trattati come i primi. Ed era solito scambiarsi pegni e regali. E dove rinasceva il Dio Sole. Perché il Natale è dopo il solstizio d'inverno, che è il 21, quando la notte è più lunga e piena di terrore, soprattutto per gli antichi agricoltori. Dove il sole no? Poi cominciano a riallungarsi le giornate, con il sole bambino rinato. Ma questa è un'altra storia! Per adesso ci fermiamo qua, alla nascita! Magari un giorno vi dirò anche le sue mirabolanti avventure! Così vado a incontrare il Papa perché divulgo! Se non mi bruciano a lungo. Buone feste!